Siamo al Vinoforum, allo stand della Fashion & Wine con Massimiliano Jacobini. Avrei alcune domande da farle. In questo Tempio del Vino, che cosa pensa, cosa crede che sia il valore del vino in questa società, il percorso da fare per l'avvicinamento al vino? Il valore del vino è senza dubbio quello che ci portiamo avanti da secoli, un valore di convivialità, di condivisione della passione per questo prodotto bellissimo della nostra terra, che trova diverse sfaccettature a seconda della regione in cui andiamo a parare, insomma, dal nord al sud Italia e poi negli altri paesi come la Francia, la Spagna, che sono tutti produttori di grandissimi vini. Per quanto riguarda il percorso di avvicinamento al vino, ci sono tantissimi modi, cominciare dalle enoteche, quindi bevendo, assaggiando con curiosità, soprattutto con passione, e iniziando anche dalle librerie, comprando libri, informandosi, leggendo e poi facendo anche dei piccoli corsi di avvicinamento al vino che tante enoteche organizzano qua sia a Roma che nell'Interland, fino ad arrivare ai corsi più professionali organizzati dalle varie categorie di settore, l'ICE, la FIS, l'ARS, la FISAR, se me ne scordo qualcuno, insomma tutte queste categorie che offrono dei corsi professionali, formativi, che sono poi un inizio del percorso vero e proprio professionale in questo campo, perché poi da lì parte una serie di percorsi che possono essere infiniti di approfondimento della materia. E se dovesse definire la sua agenzia, la Fashion & Wine, con tre parole, quali userebbe? Ma sicuramente la passione per il vino. La passione del vino e poi la cultura del vino in tutte le sue sfaccettature e anche un po' di stile nel fare tutte queste cose. Quindi, cultura, stile e passione. E che cosa crea la differenza tra voi e gli altri e la motivazione che muove il vostro lavoro? Io preferisco parlare della nostra motivazione perché poi insomma ci sono tanti colleghi bravissimi, amici tra l'altro, per cui soprattutto la passione. Cioè questo lavoro lo fai se hai tanta passione per la materia, per cui è la molla che muove tutto il resto viene da sé. Quando fai un qualcosa con passione e con piacere, paradossalmente ad un certo momento non diventa più un lavoro, ma un divertimento, passatemi il termine. Siamo qui con Roberto Botteghelli, che è un altro socio della Fashion & Wine. E com'è secondo lei il bilancio di queste prime giornate? Assolutamente positivo. Sicuramente sia in termini di numerica che in termini di qualità di clienti che sono venuti a trovarci, sia clienti nostri che consumatore finale. Che cosa rappresenta per voi l'evento del Vinoforum? Cioè che cosa dà in più alla vostra agenzia? Beh, il sistema per far sì che i nostri clienti vengano per una volta a casa nostra, invece di portarli nelle nostre aziende abbiamo modo con pochi giorni di portarli a fare una visita virtuale in tutte quelle che sono le nostre aziende, quindi gli possiamo far assaggiare i nostri prodotti e fargli toccare con mano quello che veramente tutti i giorni le nostre aziende fanno. Di solito per fare questo ci vorrebbero 365 giorni in giro per l'Italia, qua in 10 giorni riusciamo ad ottenerlo, a concentrarlo. Voi siete più soci, che cosa porta lei? Cioè, qual è il suo contributo all'interno di questa azienda o che cosa la differenzia o qual è il valore aggiunto o l'alchimia che si crea tra di voi? Ma il valore aggiunto della nostra società penso proprio quella dell'alchimia, ormai siamo rodati e collaudati sia nel lavoro che nella vita perché siamo quattro soci e quattro amici e questo ci porta ad avere da dieci anni e questo ci porta ad avere sicuramente una sintonia e come un ingranaggio, ormai va da sé senza bisogno di neanche più di rodaggio e quindi anche questo evento viene fatto in questi termini, ognuno di noi porta il suo contributo in maniera paritaria. Siamo qua con la sommelier Cristina Dominici e volevo chiedere che cosa ne pensa una donna oramai della Fashion & Wine, perché comunque è compagna di Massimiliano Jacobini, del vino, che uno pensa che sia più una prerogativa maschile.
Beh, il vino ormai è un qualcosa che avvicina non tanto discorso uomini-donne, avvicina le persone. Una delle probabilmente delle cose più belle del vino è proprio questo, la possibilità di apprezzare un buon prodotto, che è il vanto dell'enologia, comunque dell'enologia italiana, insomma i vini italiani, e di condividerlo con le persone a cui si vuole bene. Questa è una grande, grande cosa del vino, la Fashion & Wine in questo riesce a mettere passione, che è probabilmente la cosa più importante da trasmettere attraverso il vino.